Invece di Batista 70 Phone abbiamo qui il nuovo Z11 Mini di Nubia. Il Mini è dotato di un display da 5 pollici con il Gorilla Glass Full HD, un processore Qualcomm Snapdragon 617 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite microSD fino a 200 GB. La batteria da 2800 mAh, abbiamo una cam posteriore da 16 megapixel e una cam frontale da 8 megapixel. Il sistema è basato su Android L, quindi Lollipop, è una Nubia UI 3.9.6, dotato comunque di LTE. Vediamo un po' com'è il software della cam, possiamo vedere che abbiamo varie regolazioni, Pro, Timelapse, Camera Family, sinceramente non so cosa sia, comunque vediamo qui ci sono varie impostazioni, scorriamo dall'altra parte, abbiamo foto ovviamente, video, slow motion e panorama. Dopodiché tornando qui abbiamo tutti i vari filtri. È una cam da 16 megapixel, non so chi sia il costruttore delle lenti. Diamo un'occhiata alle varie impostazioni, possiamo vedere shutter sound, HDR, la griglia, face detection, quello delle linee, oppure il ratio delle foto, oppure more setting, troviamo varie impostazioni. Vediamo la qualità video, può arrivare fino a 1080p sulla cam frontale e 1080p anche sulla cam posteriore frontale, avete capito. Comunque la UI è la classica interfaccia di ZTE senza drawer. Al momento non abbiamo, vediamo un po' come è fatto questo telefono. Da questa parte abbiamo un tasto di avvio spegnimento stand by, il bilanciere del volume, sopra il jack da 3.5, noise reduction, da questo lato abbiamo l'ingresso per SIM e micro SD, non so se sia dual SIM, quindi probabilmente sarà un sistema ibrido o due SIM o SIM più micro SD. Qui dietro abbiamo il fingerprint, insomma il nero tende a raccogliere molte ditate, esiste sia in colorazione nera che in colorazione bianca. Qui bellino il circolino rosso che richiama il circolo rosso che abbiamo sul frontale, i tasti come ben vedete sono collocati sui due lati. Qui poi abbiamo la possibilità di andare a cambiare i vari settings, rimodulare le icone, arrange icons che è move multiple icons, ok. Che altro abbiamo? Un attimo, torniamo indietro. Vari wallpapers e i vari settings, andiamo a dare un'occhiata perché lì si leggeva Android L, ma diamo un'occhiata, vediamo se in effetti sì, Android 5.1.1, non so come mai sia una versione così vetusta, probabilmente è dovuto alla loro interfaccia, probabilmente non gira ancora su Marshmallow o successivi. Ok, spostiamoci e andiamo a vedere la versione normale.